viaggi dell'ispettore Veloso sono tre libri che si possono leggere ognuno distintamente dall'altro, nel senso non è una trilogia, non c'è un filo conduttore che continua dal primo al secondo al terzo, tranne magari solo la storia d'amore che c'è tra il protagonista, questo ispettore di polizia un po' anarchico, diciamo così, un po' fuori dagli schemi, non è proprio l'ispettore ligio alle regole, alle normative e quant'altro, ma comunque senza mai infrangerle, lui tira un po' la corda a volte per il bene dell'indagine, senza andare poi in territori oscuri, perché comunque lui li odia, è una persona che odia il malaffare, è una persona che odia gli intrighi di palazzo, ha a che fare in tutti e tre i libri con persone di questo genere, uno di questi è il suo capo principale, il vicequestore Valfracca, che invece si trova lì per amicizie, diciamo. Però partendo dal primo, che è Granelli di Sabbia, il primo nasce perché 6 anni fa, io permetto che nasco lettore, sono tuttora lettore, e penso che uno per scrivere prima debba leggere, perché quelle poche cose che so, la stragrande maggioranza le ho imparate leggendo. E anche nei thriller, perché di thriller si tratta, va un po' sfatato il mito che leggendo dei thriller non si impara niente. Tutt'altro, secondo me, perché io ho imparato molto. E perché poi ho cercato di portargli su carta quelle che erano le mie letture, nel senso che non sono dei thriller tipo Agatha Christie, per fare un esempio, dove c'è un'indagine nuda e cruda, il poliziotto, il commissario, l'assassino e così via. Nei thriller devo dirti qualcosa, devo insegnarti, ho la funzione di voler insegnare qualcosa o quantomeno di informarti di qualcosa. E la prima volta che mi sono messo lì un giorno, ho detto vabbè, adesso ci provo io, dopo averne letti a centinaia se non di più, il problema era di cosa parlo, e la cosa di cosa parlare ce l'avevo in casa, ed è questa. Io sono un collezionista di sabbie, queste sono 2 foto delle mie collezioni. Sono circa 1300 sabbie raccolte, scambiate, portate da amici. È una cosa che non si dovrebbe fare, eh? Cioè la sabbia andrebbe lasciata sul posto, così come le conchiglie, i sassi e quant'altro, quindi sono magari anche a rischio di denuncia, okay? Infatti poi in questo primo libro, dove a un certo punto aiuterà nelle indagini l'ispettore e la sua squadra uno specialista, e a un certo punto l'ispettore gli dice, perché questo specialista chiaramente è un collezionista di sabbie e tutto ruota intorno alla sabbia, diventa completamente filo conduttore, quindi in questo caso ti insegno cos'è la sabbia, perché la sabbia non è tutto uguale, è una diversa dall'altra, sia per consistenza che per colorazione che per materiali e quant'altro. E l'ispettore gli dice a questo specialista, dice ma non si potrebbe raccogliere la sabbia in giro per il mondo e fare, cosa puoi fare, vuoi arrestarmi? Sono qua per aiutarti, per cercare di risolvere l'indagine, dare una mano. E quindi lì, la storia finisce lì. Però queste sono le sabbie ingrandite al microscopio, e se vedete sono completamente una diversa dall'altra, come colori, come forme. Però non tutte le sabbie sono belle, naturali, sia al tocco che al tatto, perché in alcune la consistenza e la colorazione diciamo che è stata un po' artefatta. È una delle cose che vado a parlare nel libro. Se vedete, questo è un tratto di costa che è completamente diversa da tutto il resto. Siamo in Italia, in provincia di Livorno,
e vedete chiaramente, sono circa 8 km di costa completamente bianca, mare azzurro caraibico, ben diverso da quello che è il nostro mare, le nostre sabbie, soprattutto in quella zona. Non è che siamo in Sardegna piuttosto che in altri posti altrettanto belli che abbiamo. C'è un bel cartello, un'ordinanza del sindaco del 2011, siamo a Rosignano Marittimo. Rosignano Marittimo ha una sua particolarità, solo sua, sembra di essere ai Caraibi, però quella spiaggia lì e quel mare lì è dovuto a inquinamento. Questi sono i bagnanti in spiaggia, è una località turistica molto famosa, e quelle fabbriche che vedete lì dietro sono la fabbrica della Solvay, il famoso bicarbonato. Okay? È una ditta che si è insediata nel territorio negli anni 50, ha completamente stravolto quello che è il territorio all'epoca contadino, pastorale e così via della zona, costruendo di fatto una città, quella che poi è diventata la città dei dipendenti, operai, amministrativi di questa società, però ha portato a queste cose, e questo è lo scarico a mare di questa cosa. Non dico niente che non si trovi tranquillamente in internet, è da 10 anni che ci sono delle denunce in corso, gli scarichi sono stati modificati in seguito a questi contenziosi che ci sono stati, però prima che torni come era una volta, ammesso che mai ci torni, passeranno centinaia d'anni. E una delle particolarità di questa sabbia è che, oltre ad essere così bella, bianca, caraibica, appunto dicevamo, all'interno c'è mercurio, c'è cianuro e anche in elevate quantità. Tanto è vero che c'è un divieto di balneazione, che però, come vedete, non è che interessi molto. Ci sono vari siti turistici nella zona, alberghi e quant'altro. Ha una presentazione fatalità fatta l'ottobre scorso a Caldiero, c'era in sala proprio mamma e figlia che erano state l'estate precedente a Rosignano, quindi è uscito un discorso e anche loro mi confermavano questa cosa, che adesso stanno cercando di correre i pari, però vabbè, diciamo siamo in Italia, mettiamola così. E questa è la cosa particolare che io vado a raccontarvi nel primo libro. Per tornare al discorso di prima, non è l'indagine nuda e cruda, qui scoprite il mondo dei collezionisti di sabbie dalla A alla Z. Però scoprite anche Verona, perché, come dicevo, i libri sono ambientati a Verona. Verona, non perché sono di Verona, è facile, qua giochiamo in casa, ma secondo me è ancora ben poco conosciuta. Quando parli all'estero di Italia, solitamente Roma, Venezia, Milano, Napoli, è vero che è una città di provincia, e che però io la considero una piccola Roma, cioè come conformazione territoriale molto simile a Roma. La storia che abbiamo non è solo romana, come invece può essere principalmente a Roma, ed è, a mio avviso, una città ancora poco conosciuta, e ho la presunzione di dire che grazie a questi libri 4 famiglie negli ultimi anni sono venute a visitare Verona dopo che hanno letto i libri, e questo è un successone. Per carità, parliamo di 10 persone, 12 persone, non so quante siano, ma comunque qualcosa è stato fatto. E il primo libro, Granelli di sabbia, parte subito, questa è una veduta, torno indietro un attimo, perché gli ispettori di polizia, chiaramente, essendo ambientati a Verona, abita sulle Torricelle, proprio sopra il Teatro Romano, quindi ha questa vista favolosa, soprattutto di Ponte Pietra, perché in ogni libro io punto l'attenzione su uno dei monumenti di Verona. In questo principalmente è Ponte Pietra,
piuttosto che Piazza Erbe, Piazza Erbe, perché tutto inizia da Piazza Erbe. E qui adesso la signora Isabella vi allieterà, perché io sono negato a leggere, a differenza sua. Era impossibile farci l'abitudine. La scena di un delitto mi turbava ogni volta. Ispettore, venga a vedere, ragazzi, allontanatevi. Che c'è? Chiese rivolto a Giovanni, di sicuro il migliore tra i miei uomini. Guardi qui, c'è qualcosa che sporge dalla bocca, sembrerebbe un oggetto di plastica. Giovanni era inginocchiato ai piedi del cadavere di una bellissima ragazza, età compresa tra i 25 e i 30 anni, biondi capelli lunghi e un fisico da modella. Il corpo era disteso sul marmo freddo davanti alla fontana posta al centro della piazza, dove fino a qualche ora prima c'erano solo bambini che correvano e turisti che si gustavano una bevanda fresca. Piazza Erbe, il centro vitale della città, uno straordinario concentrato di architetture che testimoniano il divenire della storia, era stata anch'essa ferita e imbruttita dall'irruenza della polizia che ne calpestava il suolo e dalle luci accese delle sirene che si erano sovrapposte al chiaro di luna. Il crimine aveva sfigurato la stessa bellezza della statua di Madonna Verona posta al centro della fontana che dominava su di noi con la sua testa medievale e il corpo romano di una dea pagana. L'assassino aveva infierito su un corpo di una donna che a sua volta ne aveva deturpato un altro. Abbandonai quei pensieri e mi avvicinai per vedere cosa voleva mostrarmi, con la sensazione che ciò che avrei visto avrebbe turbato a lungo le mie notti. Hai chiamato la scientifica? Sì, hanno già incaricato qualcuno. Qui ci vorrebbe il dottor De Caroli, speriamo mandino lui. Mentre pronunciavo queste parole, riconobbi l'amico Fabrizio a bordo dell'auto che ci stava fermando dietro di noi, autorizzata ad avvicinarsi dagli agenti che delimitavano la scena del crimine. Scese dall'auto con l'espressione indignata che esibisce quando sa di trovarsi di fronte all'ennesimo corpo da scrutare, tagliare, sezionare. Da quel momento ne avrebbe indagato organi e tessuti, con tutti gli apporti possibili che gli avrebbero fornito la scienza e la sua passione. Per quel mestiere che esercitava con perizia, malgrado tutto ciò che i suoi occhi avevano visto. Ci salutammo con un abbraccio, quindi si avvicinò al cadavere e dopo pochi minuti fu già in grado di riferirmi ciò che pensava. È stata ferita più volte con un coltello molto tagliente, forse un bisturi, e quindi strangolata con un filo sottile. Il tutto è avvenuto lontano da qui, il corpo è stato poi portato sul posto. E di quello che hai in bocca che mi dici? Vuoi che guardi ora? Sarebbe meglio esaminare il corpo con calma. Sì, conosco le regole, ma preferirei sapere subito di cosa si tratta. Prese un attrezzo dalla borsa e lentamente cercò di abbassare la mandibola per facilitare l'estrazione, mentre con una mano teneva aperta la bocca, con l'altra recuperò l'oggetto conficcato nel palato. In effetti si trattava proprio di un banale sacchettino di plastica trasparente, ma dal movimento delle sue dita che ne comprimevano la superficie intuì che dentro doveva esserci qualcosa di morbido. Sabbia. Tanta sabbia quanta una bocca riusciva a contenerne, ma non solo. Ciò che l'omicida aveva in mente si stava rivelando. Fabrizio recuperò tra la sabbia un pezzetto di carta, un biglietto piegato a metà con lettere incise con una macchina da scrivere. Ascoltai ciò che c'era scritto mentre la mia mente correva già a 15 anni prima. Sono tornato, Luca, il maestro. Il maestro è un personaggio che appare subito in questo libro.
poi lo scopriremo cammin facendo. Luca lo ha incontrato 15 anni prima, quando era agli inizi della carriera in polizia, e questo signore, che aveva il piacere di sfigurare le modelle delle ragazze, perché riteneva che la bellezza non andasse di pari passo con la cultura. La mamma era una modella, però era comunque una persona di cultura, insegnava a scuola e così via, e quindi per lui era inaccettabile che le modelle, c'è questo pensiero che abbiamo un po' tutti, che è bella, stupida, che non è sempre vero, e quindi lui rapiva queste ragazze sottoponendole a una sorta di interrogatorio, e per ogni risposta sbagliata che veniva data la punizione era una ferita, fino ad arrivare chiaramente poi venivano uccise queste ragazze e fatte trovare sempre in luoghi che testimoniavano sprazzi di cultura, di storia e quant'altro. In questo caso siamo in Piazza Erbe, nell'indagine precedente di 15 anni prima, che chiaramente viene all'inizio menzionata, davanti al Castello Scozzese a Milano, piuttosto che in altri luoghi. E Luca si ritrova a combattere con questo maestro che 15 anni prima gli aveva portato via anche quella che era la sua compagna. E anche in questo libro si andrà a rischio, perché durante l'indagine, chiaramente lui essendo un po' avendo già combattuto con questo maestro, subito non gli si vuole dare l'indagine, non gli si vorrebbe dare l'indagine. Allora il questore Freddi, che è il capo principale, insieme a un colonnello comandante dei carabinieri, gli viene in mente un'idea che poi si rivelerà un'idea vincente, nel senso di far collaborare i due corpi di polizia, dando l'indagine ufficialmente a un tenente dei carabinieri, che però comunque poi lavorerà insieme all'ispettore Veloso. Peccato o per fortuna che questo tenente dei carabinieri sia una donna, tra l'altro una donna molto piacente, e tra di loro alla fine non nascerà un qualcosa che è poi la storia che vi dicevo prima, continua nei livelli successivi, nasce una storia d'amore, subiscono dei momenti un attimino poco carini. L'ispettore Veloso avrà comunque un aiuto di uno zio cardinale del Vaticano, che è un altro personaggio che, come dire, un po' fuori dalle righe, nel senso che era semplice mettere un politico, per così dire, ho pensato di mettere un religioso, che però comunque, malgrado questa idea di arrivismo e così via, e questo problema che hanno tra di loro di capirsi, poi anche questo zio cardinale arriverà a dare una mano importante nelle indagini. E qui mi fermo, perché sennò vi racconto tutto quanto il libro, non è il caso. Questo invece è il secondo. Allora, mentre nel primo si parla di un argomento magari un po' futile, semplice, come può essere la sabbia, sicuramente non importante, qua faccio un passo in più, nel senso che, diciamo, mi voglio far male da solo. Allora, già la copertina qualcosa si capisce, secondo me. Non so se la vedete bene, è il viso di un uomo giovane e il viso di una persona anziana, e questo albero che da fiorito sfiorisce e oscura memoria. Si parla di Alzheimer. Io ho voluto parlare di Alzheimer perché ne sono stato colpito personalmente in famiglia. E avevo questa idea, questa voglia di trasportare sul libro quella che un po' è stata anche l'esperienza vissuta
e che molte persone vivono, perché l'Alzheimer di fatto non è considerata una malattia, con tutto ciò che ne consegue, nel senso non c'è una cura, almeno per il momento, è solo un attendere una determinata cosa, che può arrivare prima, può arrivare dopo, però vi posso assicurare che è una cosa terribile, perché vedere una persona cara che si dimentica delle cose, non ti riconosce più o così via, appunto oscura memoria, il titolo è indicativo, è una cosa che non auguro a nessuno. Il problema era come trasportare l'Alzheimer in un thriller, cioè come cavolo faccio, quale può essere il legame e così via. Il legame lo trovo qua. Questa è un'edicola votiva e nella fattispecie l'edicola votiva che c'è in via Sottorino a Verona. Allora un giorno io camminando per la città una signora mi si avvicina e mi chiede l'accendino, se avevo l'accendino. Io e me fumo e quindi l'accendino ce l'avevo, glielo do, lei mi fa segno di accompagnarla e vedo che lo usa per accendere un lumino, mi ringrazia e io vado via. Faccio qualche passo, mi giro e lei è lì che cura i fiori, sistema un attimo la cosa. Questo è un fatto che mi è realmente accaduto. In quel momento lì mi è esploso il mondo, nel senso io avevo trovato l'aggancio. E l'aggancio è, parlando sempre di Verona, in questo caso principalmente delle edicole votive che ci sono a Verona, e posso assicurarvi sono delle cose bellissime, che però forse perché sono piccoline, forse perché sono in un angolo lungo la strada o così via, ci passiamo davanti e non ci fermiamo mai a guardarle. Sono delle cose bellissime, soprattutto alcune, poi tra l'altro sono un po' dappertutto, con i figli di santi principalmente, piuttosto che della Madonna e così via. E in questo caso avevo trovato l'aggancio, perché l'aggancio qual era? Questa associazione per la cura dei capitelli, gestita da un personaggio un po' strano, che ha avuto una moglie, quella che poi è diventata la moglie, che aveva subito una violenza, degli atti di bullismo da parte di alcuni soggetti verso quello che era il suo fidanzatino. Ve le butto tutte lì, poi capirete che tutto alla fine torna e viene unito. E questa associazione per la cura dei capitelli, gestita da questo signore, tutti quelli che sono gli associati, i volontari e così via, molti di questi sono persone anziane che sono malate di Alzheimer, chi più chi meno. Non siamo uno stadio di Alzheimer chiaramente elevato, perché altrimenti sarebbe impossibile, però chi da solo, chi con l'aiuto della badante o così via, hanno questa predilezione, questa voglia di ognuno ha il suo capitello da curare, quindi tenerlo in ordine, i fiori e così via. Peccato che questi signori siano subiscano con il miraggio di risolvere il loro problema delle operazioni di lobotomia. Immagino sappiate cos'è un'operazione di lobotomia, di fatto è un'apertura del cervello per andare a togliere il male. Negli anni 40 e 50 due persone che facevano, questi due professori, due medici che usavano questa tecnica, perché in quel periodo si pensava che fosse una tecnica risolutiva, hanno ricevuto il Nobel. È una tecnica che rende una persona
allo stato vegetale puro, la sorella del presidente Kennedy americano è stata ridotta in uno stato vegetale. Ne cito una famosa, ma ce ne sono tante altre. Cioè, nel senso, in quel periodo era all'ordine del giorno aprire il cervello, andare con un punteruolo, tipo punteruolo da ghiaccio, a destirpare questa cosa. Si facevano dei danni incredibili, perché nel cervello, cioè, appena sbagli di un millimetro, uno perde la facoltà fisica, mentale o quant'altro. Vabbè, è andata così. Questi signori subiscono queste operazioni di lobotomia, che di fatto è una maniera per rendergli schiavi in un certo senso. Apro una parentesi, tutto quello che leggerete non è fantascienza, è realtà, chiaramente poi romanzata, ma ci sono degli studi, ci sono delle applicazioni soprattutto per i militari tornati dopo la guerra in Vietnam piuttosto che in Iraq, per riuscire a fargli fare quello che si vuole, diciamo in parole povere. Sono studi sia da parte americana che da parte europea. Questi studi però hanno avuto la fortuna di aprire una nuova strada per l'Alzheimer, perché l'Alzheimer cos'è di fatto? Sono delle cellule del cervello che muoiono, in parole povere. Non parlo in termini scientifici di Alzheimer perché non ne sarei in grado e non ne avrei le competenze, però di fatto è questo che succede, e con queste operazioni, chiaramente non fatte come venivano fatte a suo tempo, si sta cercando di andare a sostituire queste cellule malate con cellule vive, per riuscire quantomeno a portare avanti il percorso di vita, o magari un domani a risolverlo. Cioè, in Giappone esistono dei chip messi sotto pelle, come sapete, le persone malate di Alzheimer, cioè, può capitare che vadano in giro per la città, non sanno più dove sono, non si trovano più. In Giappone da qualche anno hanno studiato una specie di chip che, se trovano una persona, in questo chip ci sono tutti quanti i dati, nome, cognome, dove abita, gruppo sanguigno e quant'altro, quantomeno per capire chi è quello che hai davanti, perché se no lui non parla, piuttosto che è confuso o quant'altro, la famiglia lo aspetta e lui non tornerà mai. Queste sono le edicole, alcune delle edicole che vi dicevo prima. Quindi avevo trovato il legame, riuscendo a stare a Verona e quindi continuando a parlare di Verona, con l'Alzheimer. In questo qua continua la storia d'amore nata, anche se lei è un attimino in secondo piano perché è stata trasferita nel frattempo a Roma per i suoi lavori, ma comunque ci sono degli scorci sia della città sia questa continuazione della storia. Ma c'è soprattutto un passaggio in cui si capisce un po' chi è l'ispettore Veloso. Credevo nel mio lavoro e in ciò che facevo. Quei delitti non erano opera di un folle. Chi aveva pensato, organizzato e compiuto quegli scempi aveva voluto mettere in scena la sua personale e macabra vendetta. Liberai la scrivania da tutte le cartelle e i documenti che non avevano nulla a che fare con l'indagine. In certi momenti non amavo per nulla la tecnologia, anzi, che l'informatica giocasse pure le sue carte migliori, mettendoci a disposizione software di gestione evoluti e trasformando le postazioni di lavoro in un agglomerato di CD, chiavette, file e procedure di backup. Quando serviva a tirare le fila perché l'attività investigativa maturasse un risultato concreto, non c'era niente di meglio che puntare gli occhi sui verbali degli interrogatori, rileggersi le deposizioni, soffermarsi sulle parole dei testimoni e rigirarsi tra le mani le fotografie e le perizie della scientifica. In un certo senso
mi sentivo un po' come quei lettori accaniti che nell'era degli ebook preferiscono ancora il libro di carta. Mai e poi mai mi sarei privato del piacere di sfogliare le pagine, di segnare qualche passaggio con la matita, di scorrere i fogli tra le dita e vedere il segnalibro che avanza man mano, come uno scalatore che insegue la vetta fin sulla cima, dove la parola fine segna una storia che termina e forse ne annuncia un'altra che sta per iniziare. Ero persuaso che il mio mestiere avesse molto in comune con quello dello scrittore. Condurre a termine un'indagine, trovare l'autore di un omicidio, era la conseguenza di un paziente lavoro teso a riunire prove e indizi nel modo corretto, così come la stesura di un romanzo doveva essere similmente un'opera minuziosa per far combaciare i fili di una storia, affinché la trama risultasse solida e coerente. Ecco, questo è l'ispettore veloce, no? Che lui si prende in mano le carte, non gli interessa niente di tutto quanto, un po' un ispettore all'antica per certi versi. Ed è, tra l'altro, questo parallelismo tra ispettore e scrittore, una cosa, secondo me, molto vera. Nel senso, io non ho niente a che fare con la polizia e i carabinieri, però immagino che anche arrivare alla cattura del colpevole di turno sia un lavoro appunto minuzioso di mettere davanti le varie prove o quant'altro, così come nella scrittura è lo stesso percorso, soprattutto in un thriller. In un thriller in ogni pagina lo scrittore ti dà un indizio, ti dice qualcosa che poi alla fine tutto quanto deve tornare con un senso logico. E la cosa bella qual è? Che io ti do gli indizi, se tu scopri il colpevole mi hai fregato, se invece tu non lo scopri, se non alla fine quando te lo faccio scoprire io, allora ho vinto io. Questo è il diktat del thriller del giallo, con chiaramente una discreta dose di suspense che ti fa venire voglia di girare la pagina per vedere cosa succede. Vanno mantenute queste due cose, chiaramente ogni tanto, a mio parere, fermandosi, perché non deve essere un continuo eclatante, che ogni tanto c'è bisogno di respiro, quindi c'è il passaggio dove ti posso descrivere la città piuttosto che il carattere della persona, piuttosto che la storia d'amore che c'è, quindi dare un attimo di respiro nella lettura, ma comunque deve andare e scorrere, e nello stesso tempo ti deve permettere che se tu lo lasci lì due giorni, quando lo riprendi in mano non devi tornare indietro di due o tre pagine per capire dove sei, perché il tipo di scrittura, almeno secondo me il mio tipo di scrittura, è abbastanza semplice e non ti deve obbligare a fare questa cosa che è molto fastidiosa. Vi dicevo prima, io nasco lettore, quindi a mio parere devo aiutare chi mi legge, nel senso che sia un momento di piacere, di svago, e non la lettura di un libro di scuola magari che non è così piacevole, no? E quindi ti metto degli aiuti, ti metto una scrittura in corsivo quando vado a dirti determinate cose, ti metto l'orario piuttosto che il giorno, ti metto lo stesso titolo del capitolo per aiutarti in questo percorso. E questo è Granelli, Oscura Memoria. E questo invece è il terzo. Il terzo, dove in un certo senso, se la vogliamo chiamare trilogia, anche se trilogia non è, si concludono alcune cose che nei primi due si sono aperte.
di più non vi dico, però, perché sennò diventa un problema, perché il problema è quando devi raccontare un thriller, che lo devi un po' raccontare, ma senza esagerare. E personalmente in questo faccio un ulteriore balzo in avanti come livello di difficoltà. Anche questo, già la copertina dice qualcosa. A me piace molto che uno vede la copertina e un po' deve capire di cosa ti sto parlando. Nel primo c'era la clessidra con la sabbia, perché era una lotta contro il tempo. Nel secondo, ve l'ho detto, in questo c'è un quadro. Questo è un quadro, è un pittore pugliese che mi ha permesso di utilizzare la sua immagine. Si chiama La nave di carta, The Paperboat, e di fatto va a figurare quella che è e quello che accade ormai da qualche anno giornalmente, il passaggio di migranti dall'Africa all'Italia, con una serie di naufragi, di morti e quant'altro. Allora, senza andare a entrare nel discorso politico, perché quando si parla di migrazione da un po' di tempo ognuno dice la sua, ognuno ha la verità in bocca e quant'altro, non mi interessa dire questo, mi interessa informare di cose che, ahimè, gli organi di stampa, di informazione in genere, raramente si dice. No, sono quelli su. Ah. E dicevo che gli organi di informazione raramente vi dicono. Quindi tutto quello che è successo in questi anni in Italia, con il fatto degli arrivi o non arrivi, auto, navi fermate e quant'altro, diciamo che è frutto di accordi a livello politico. Quando qualche mese fa l'Austria diceva se fate passare i migranti dalla nostra parte noi mettiamo i carri armati ai confini, non so se ve lo ricordate, era un'esagerazione, ma non è che avessero proprio tutti i torti. Detto questo, alzo lo scalino perché vado a parlare di un tema importante e soprattutto, lasciando perdere il discorso che dicevamo politico, quello del business che c'è dietro a questa cosa. Perché una volta che queste persone sono arrivate qua, giustamente o ingiustamente, lì si apre un mondo di guadagni da parte di chi le porta, da parte di chi le gestisce, da parte di chi dovrebbe curarle, assisterle o quant'altro, quindi parlo di onlus, cooperative, società, persone che fino al giorno prima facevano l'idraulico, la parrucchiera, con tutto il rispetto per il lavoro di idraulico e di parrucchiera, però insomma, se hai fatto la parrucchiera o l'idraulico fino a ieri, oggi fai un po' fatica a curarti di assistenza, a prescindere che sia giusta o meno, ma fai fatica, secondo me, come in tutti i lavori, deve esserci un percorso di conoscenza, di sapere, di crescita. Però è questo che è accaduto e che accade tuttora in Italia. Quei famosi 30 euro che ogni tanto si sente parlare, premesso che i 30 euro non vanno all'immigrato, vero? Vanno a chi lo gestisce. Ci sono ancora tante persone in Italia che pensano che i 30 euro al giorno vadano all'immigrato. Giusto per chiarire la cosa, ok? No, vanno chi li gestisce. Allora io punto il dito sulla gestione, sul business che c'è dietro. E giusto per non farmi mancare niente, lo associo a un altro problema che abbiamo, non solo in Italia, e che anche quello, che è una cosa che è sempre esistita fin dall'antichità, gli antichi greci avevano questo vizio, ma però anche questo negli ultimi anni è diventato business, e parlo di pedofilia. Quindi ci sono questi due temi forti, importanti,
spregevoli entrambi, che si associano. Ci sono due indagini distinte, una seguita da Luca, che nasce con una morte sospetta di un paracadutista di un lancio in tandem, e quando tu, se vuoi, ti lanci dal paracadute insieme a un paracadutista vero, ti tieni imbragato insieme e tu fai il volo col paracadute senza problemi perché è lui che ti guida. Io l'ho provato, è una cosa bellissima, un po' da strizza, perché nel momento io l'ho fatto in provincia di Venezia, ho fatto un minuto di caduta libera circa da 5.000 metri, cioè un minuto di caduta libera, ragazzi, ti vedi la morte in faccia, perché ti vedi la terra che si avvicina sempre di più e tu stai andando e vai, arrivi ai 200 e passa chilometri all'ora a un certo punto. Però lo rifarei domani mattina, perché è una sensazione stupenda, lasciando perdere dopo quando si apre il paracadute, che allora lì ti rilassi, cominci ad ammirare il panorama e così via, ma quel minuto lì, tanta roba. L'adrenalina pura. E quindi nasce da una morte che poi diventa sospetta. Perché? Perché c'è un business dietro, c'è il cattivo di turno che vuole accentrare il potere della gestione di questi profughi, quindi di questo business, e dove ci sono delle altre associazioni, in questo caso c'è l'associazione dei paracadutisti che si occupa di assistenza, no? Che è un po' assurdo quello che vi dicevo prima, però insomma sembra che loro se ne occupino anche discretamente, insomma egregiamente. Però questo cattivone di turno vuole avere in mano lui il predominio di tutta la gestione e con il politico amico Bustarelle e quant'altro, a cose che conosciamo, faccio un riferimento a Tangentopoli di 25 anni fa circa, poco è cambiato, e aiutato da questo cerca di prendere in mano le redini di tutto. Come fa a prenderle in mano? Facendo accadere queste morti sospette nelle associazioni che gestiscono gli appalti e che gestiscono i profughi, in modo che l'appalto successivo, chiaramente questa associazione dove è successo un fatto del genere, è tagliata fuori. Quindi uno in meno è più facile che vengano a me. Allora, un po' per questa cosa, un po' per l'aiuto del politico, io riesco a avere il predominio assoluto. Nel contempo di questa indagine gestita dall'ispettore, il tenente di carabinieri, che si chiama Camilla Dell'Angelo, ne gestisce un'altra legata alla pedofilia, perché ci sono dei bambini di colore di 4-5 anni che vengono ritrovati morti dopo aver subito degli abusi. E ne trovano uno, ne trovano due, ne trovano tre e così via. A un certo punto capiscono, insomma, qua c'è qualcosa che non va, qualcuno che tira le file di questa cosa, e anche lì scoprirete delle cose legate al business della pedofilia, soprattutto internet e quant'altro, perché adesso è molto semplice, internet è uno strumento stupendo. A me ha aiutato tantissimo, perché tutte le ricerche per questi libri, e vi assicuro che sono tantissime, per poi andare a mettere i puntini sulle i al punto giusto, mi ha aiutato tantissimo, perché altrimenti avrei dovuto passare la vita in biblioteca, sarebbe stato un lavoro molto più lungo. Internet ha anche questa faccia oscura alla quale dobbiamo stare un attimino attenti, perché un attimo lì trovare quello che si vuole, soprattutto quello che si vuole di non tanto simpatico e carino. Anche qua c'è Verona, però, e nella fattispecie in questo caso i due monumenti principali sono Castelvecchio, perché a Castelvecchio c'è la riunione in cui di nuovo ci sarà una nuova collaborazione tra le due forze, polizia e carabinieri,
e perché lo associo al furto dei quadri che c'è stato a Castelvecchio, quindi chiaramente c'è un po' di finzione, c'è un po' di realtà, c'è un po' di romanzo, come vi dicevo prima non c'è assolutamente fantascienza anche nelle cose più che sembrano un po' assurde, no, nel mondo più assoluto, però in questo caso scopri anche qui delle cose che magari anche noi veronesi non conosciamo, perché oltre a Castelvecchio l'altro monumento è questo qua. Cos'è questo monumento? Lo sai tu? E che lo sa questo monumento? È un monumento di Verona, eh? Lo faccio vedere meglio. Portaborsa, no? Portapaglio. Portapaglio, sì, quella. Portapaglio. Portapaglio, perché Portapaglio insieme con Porta Nuova, Porta San Zeno e tutti i bastioni che ci sono in mezzo, dove una volta c'era lo zoo per capirci, ok? Quelli lì fanno parte della vecchia cinta muraria della città, con le porte di accesso. Dalla parte di qua c'è Porta Vescovo. Verona è patrimonio dell'UNESCO anche grazie a questa cosa. Sono 15 km di cinta muraria antica con le varie porte. E oltre alle porte ci sono dei sotterranei. Queste porte una volta erano tutte collegate da dei sotterranei, tutt'oggi visitabili. Se voi andate a Porta Paglio c'è un'associazione che la tiene viva, per modo di dire, perché come tanti monumenti in Italia, probabilmente perché ne abbiamo troppi, alcuni sono un po' lasciati andare, qui c'è un'associazione di volontari che la tiene aperta e organizza delle visite. Non sono tutti aperti, le porte non sono tutte collegate, una volta lo erano. Adesso circa, entrando da Porta Paglio, circa 200 metri verso Porta Nuova e 150 verso Porta San Zeno, grosso modo. Perché non sono tutti aperti? Non sono tutti aperti perché primo servono dei soldi e non pochi per aprirli, secondo in alcuni punti è impossibile, perché nel frattempo sono state costruite delle case sopra e quindi andare a scavare sotto diventa anche pericoloso. In un passaggio che va verso Porta San Zeno c'è una conduttura dell'acqua, cioè devi scavalcarla completamente. Stiamo parlando di un'altezza di circa dai 2 metri ai 2 metri e mezzo, grosso modo, okay? In alcuni tratti anche un po' difficoltoso, pericoloso, tanto è vero che se vai giù ti danno il tuo bel caschetto e così via, però è una cosa secondo me da fare. E quanti di voi sapevano che sotto Porta Paglio c'erano queste cose? Bene, allora il mio almeno questo obiettivo era raggiunto, nel senso che ti porto a conoscere qualcosa che non sapevi, così come era prima il discorso del business, pedofilia e immigrazione, che ti dico le cose un po' come stanno o come sono andate o come stanno andando. Il libro è uscito a ottobre del 2017, poi nel frattempo sono successe tante altre cose, quindi bisognerebbe fare un secondo capitolo, però non è il caso, perché sennò diventa un libro di altra natura. Però questa è una delle cose che ti porto a scoprire, e adesso con l'aiuto di Isabella, qui avete la foto, e lei ve la fa un po' vivere questa foto. Un'altra discesa negli inferi. Mi sentivo come un moderno Dante che, accompagnato dal fedele Virgilio, si aggirava in quei vecchi cunicoli alla ricerca della sua Beatrice. Quell'immagine mi era balzata alla mente nel momento in cui avevamo riaperto l'accesso alle gallerie e l'eco della famosa terzina dell'inferno mi era rimbalzato addosso in tutta la sua prepotenza. Per me si va nella città dolente,
per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Parimenti, sovrapposi all'uomo che stavamo cercando le sembianze di un odierno Lucifero, governatore di quel flusso di anime che lasciavano i paesi d'origine, sconvolti da guerre e carestie, per raggiungerne un altro, popolato di gironi infernali chiamati campi di accoglienza, stipati oltre ogni limite. Insieme con lui, dei moderni Caronte, infami e senza scrupoli, li conducevano da una sponda all'altra del Mediterraneo, usando vecchi gommoni o pericolanti carrette di legno, senza preoccuparsi se quel tratto di mare sarebbe diventato la loro tomba. Procedere lungo quel tratto fu assai meno agevole che nei precedenti. L'odore della terra fetida impregnava l'ambiente e mentre le narici palpitavano, assetate d'aria, il tragitto si faceva più impervio, costringendoci in certi tratti a strisciare sul pavimento per avanzare. Ogni tanto del terriccio si staccava dalla volta come a confermarci l'impressione di percepire sopra le nostre teste il traffico delle auto che transitavano sulla strada qualche metro più in alto. Altrove, invece, dove per fortuna l'altezza del cunicolo ci consentiva di procedere stando in piedi, filtravano dei rivoli d'acqua formando pozzanghere o piccoli guadi. Giovanni, che soffriva di claustrofobia, aveva una faccia terrea. Non vedeva l'ora di tornare all'aperto e ogni volta che la terra vibrava lo sentivo invocare qualche santo affinché lo portasse fuori da quel luogo. L'unica cosa che lo tranquillizzava era quel tenue bagliore di luce che filtrava in lontananza. Se c'era luce, doveva esserci anche una via d'uscita, sperando di non trovarci poi in altri cunicoli cittadini. Oltre a quelli che stavamo percorrendo, ne esistevano anche sotto l'arena e Piazza Bra. Quella ragnatela di gallerie era chiamata Dedalo del Diavolo, un nome che non era per nulla di buon auspicio. «Ci siamo, Giovanni, c'è una porta!» Dopo l'ennesima svolta, mi accorsi finalmente di un piccolo cancello che bloccava l'accesso all'esterno. Era una vecchia inferriata arrugginita, dalla quale si riusciva a passare mettendosi carponi. Qualcuno aveva forzato il lucchetto che era stato divelto e gettato a terra. Con le pistole in pugno, varcammo l'apertura e uscimmo a rivedere le stelle, come avrebbe detto Dante. Io ho finito. Sì, io ho un paio di curiosità. Pronti? Perché io ho letto il primo libro. E mi sono fatto delle domande ai quali durante questa presentazione qualche risposta l'hai data. Qui ho capito che tu leggendo centinaia di libri hai un po' capito quella che era come si costruisce un thriller. Poi hai parlato delle tue passioni e quindi anche ho capito perché ci hanno detto, perché ti hanno fatto la filo conduttore. Però poi a un certo punto tu ti trovi lì e dici, boh, adesso scrivo un libro. Mi piace pensare che tu ti metti davanti con una smalicata, una penna, forse non è stato proprio così, però. Avevi già chiaro la trama? Avevi già chiaro come caratterizzare i personaggi o qualcosa si è modificato nel tempo? E poi scrivi in maniera sempre molto concisa, cioè non ti dilunghi troppo in menesaggio o in deviazioni che sono spesso fuorvianti. Tu stai molto focalizzato sul pezzo. Sul pezzo, sì. Sì. E allora, sì, ho un tipo di scrittura, ho detto prima, molto, molto semplice, forse elementare se vogliamo anche. Io nasco, ho una preparazione scolastica, lavorativa legata ai numeri, okay? E quindi per me essere passato alla scrittura, alle parole, è stato di una difficoltà inenarrabile ed è stata la sfida che io ho fatto con me stesso, cioè io ho sempre lavorato, ora lavoro con i numeri
e quindi hai una predisposizione mentale completamente diversa e anche delle basi scolastiche completamente diverse. È chiaro che uno che ha fatto un liceo piuttosto che è laureato in letteratura ha delle basi che io purtroppo non ho e quindi non sarei neanche in grado di andare a fare, ad avviare una scrittura più forbita, più importante se vogliamo. Ma non ce l'ho neanche dentro, nel senso che i libri che ho letto, che mi sono più piaciuti, lo dicevo prima, erano quelli in cui ti raccontano qualcosa oltre all'indagine, perché poi l'indagine, cioè insomma nessuno ha inventato niente, cioè per carità Agatha Christie, maestra del tipo, però commissario, l'omicida, carabiniere, l'assassino, cioè insomma, sono tutte, non dico tutte uguali, però comunque la trama quella è. Allora il quid in più lo dà il portarti alla conoscenza di qualcosa. Il tipo di scrittura poi in un thriller deve, dicevo prima, andare. Quindi va bene soffermarsi un pochino sulla descrizione del paesaggio o quant'altro, ma non troppo, perché sennò diventa un'altra cosa. Diventa pesante, cioè a me capita, penso capiterà a tutti, che in alcuni libri quando ci sono questi passaggi tendo a saltarli e vado in cerca di dove ricomincia il discorsivo, di dove ricomincia la storia. Soprattutto se sono troppo lunghi, cioè se si parla di qualche riga, ok, mi sta bene perché mi rilasso un attimo dalla tensione che mi si può essere creata e così via. Se si dilunga troppo li salto. Allora ho detto no, non metterli, perché se tu li salti probabilmente non sei l'unico che li salta, a qualcuno magari piaceranno, però già non ce l'hai nelle corde. Non ti piacciono neanche, evitali o comunque tienili un attimino così superficiali, adesso non è il termine corretto. Poi la trama, no, assolutamente non ce l'hai. Allora, volevo parlare di sabbia, come volevo parlare di Alzheimer, come volevo parlare del business dei profughi e così via, per dire la pedofilia nell'ultimo, che sono due temi che meriterebbero un libro per ognuno, è venuta cammin facendo. Tanto che un mio amico che mi corregge, e mi ha detto Andrea, se tu in ogni libro cominci a mettere due argomenti del genere, nel giro di poco non sai più cosa scrivere. Purtroppo no, perché scrivendo di thriller, cioè ogni giorno hai materiale di cui parlare, cioè ascolti un notiziario alla televisione, cioè quello dell'altro ieri del pullman dei bambini, lì volendo puoi costruire quello che vuoi. Ed è così che nasce il thriller, almeno per me. Perché la pedofilia io ho voluto metterla ascoltando un servizio alla televisione, uno speciale, non era il telegiornale, e anche lì mi è venuto l'idea di associare le due cose perché mi aiutavano. Chiaramente erano due temi molto importanti, sono due temi molto importanti, e quindi poi ho dovuto andare a leggermi, mi sono letto un trattato di 500 pagine che si intitola L'identikit del pedofilo, lo cito alla fine del romanzo, fatto da due psicologhe in cui loro hanno interrogato diciamo circa 200 pedofili e hanno fatto questo trattato, tra l'altro stupendo, in cui dicono il perché, il per come loro agiscono così. La loro idea è perché un bambino deve dire di no, perché non può dire di sì nel momento in cui cerco di avere delle attenzioni. Un bambino di 5 anni, di 8 anni non ha la facoltà mentale per scindere il bene, il male, il brutto, il buono e così via. Però la loro idea è questa. Quindi, rispondendo alla fine della tua domanda, cammin facendo la cambi.
anche nel primo, quello che hai letto, doveva essere un finale diverso. Adesso, cercando di non dirlo per chi non lo ha letto, che magari lo vuol leggere, quel coup de théâtre, chiamiamolo così, che c'è alla fine, è un'idea che mi è venuta nelle ultime 50 pagine, perché prima il finale doveva essere diverso. Ma in tutti e tre il finale, per come me l'ero costruito all'inizio, era in un modo e poi è cambiato. Perché cammin facendo, ed è lì il bello, che io per primo ho scoperto, nel momento in cui ti metti lì a scrivere, sembra delle cose impossibili, ma ti arrivano delle idee. E quindi stai scrivendo una cosa e poi la cambi. Spesso e volentieri ho dovuto tornare indietro, perché magari nelle pagine precedenti avevo scritto alcune cose, chiaramente ho dovuto tornare indietro a cambiare, perché sennò non aveva più senso. Okay? Ed è il brutto, se vogliamo, perché mi tocca rifare il lavoro più di una volta, ma è la bellezza che poi ti giungono queste idee inaspettate, tipo quella di prima, che vi ho detto, della signora del capitello, che quindi, è un bellissimo gioco che consiglio a tutti. Altro? Ah, che ti sei ispirato per la figura dell'ispettore Veloso? L'ispettore Veloso mi somiglia molto. Okay. Chi mi conosce bene trova molte cose, perché anche quello era per facilitarmi in un certo senso il compito. Allora hai un protagonista che è la persona che devi caratterizzare di più, ed è la cosa più difficile quando scrivi un libro. Non è tanto difficile creare la storia, nel momento in cui ti arrivano questi input, pian pianino la storia ti arriva, te la costruisci, te la fai, e così via. La cosa difficile è la caratterizzazione dei personaggi, secondo me. Chiaramente nel primo il protagonista fa l'uguale a te, o comunque molto simile, ti viene facile, pregi e difetti, ok? E dopo, per quanto riguarda non tanto la caratterizzazione, ma il discorso che dicevi prima, con la costruzione del thriller, io nasco con dei thriller di autori americani, quindi Patterson, Deaver, i vecchi Patterson e Deaver, per chi li ha letti, non quelli di adesso, che dubito siano scritti da loro, perché c'è una differenza colossale se leggi i primi libri che hanno scritto, e quindi nella costruzione. Tanti mi hanno detto che sembrano dei thriller scritti da un americano, perché i thrilleristi, i giallisti italiani, la stragrande maggioranza, hanno un modo di scrittura diverso, non dico più bello o più brutto, è diverso, nel senso trovi meno azione. Invece i thrilleristi americani non si fermano tanto alla descrizione del paesaggio, così via, vanno. Cioè, non vuoi leggere una cosa che ti descrive il paesaggio o quant'altro, prenditi un altro libro. Cioè, questo è un thriller, deve andare via, camminare. Okay. Invece i giallisti italiani, perché noi italiani siamo fatti così in generale, quindi tendiamo chi più chi meno a soffermarci di più sulla psicologia, sulla caratterizzazione stessa dei personaggi, ci perdiamo tra virgolette pagine e pagine, okay? Quando secondo me la cosa più bella, a parte i tratti principali sia fisici piuttosto che caratteriali, poi il personaggio è anche bello che te lo crei un po' tu. Non so se vi è mai capitato di guardare un film tratto da un libro. Ne hanno fatti molti, serie televisive piuttosto che film.
a me è successo che io, leggendo il personaggio principale o comunque uno dei principali, me lo ero costruito. Poi vedo il film, capita diverso. Ma nel libro era come nel film, cioè non è che lo hanno, era moro, l'hanno fatto biondo, che ero io che me lo ero costruito in testa diverso, ed è la cosa più bella secondo me, perché poi ognuno che legge lo stesso libro, c'è una signora, conosci Elisa, che dice un libro, 100 lettori, 100 libri, ed è verissimo. Grazie. Yeah. Yeah.